16 gennaio qua a Quarnier, il sindaco Giovanna Cresso per una giornata importante in cui sono coinvolte anche le scuole, la giornata regionale per la gratitudine verso le forze armate per la lotta contro le mafie. Sì, una giornata che appunto è stata istituita lo scorso anno per volere del governo e che la Regione Piemonte ha accolto. La Regione Piemonte ha poi bandito un concorso tra i vari comuni. Il comune di Quarnier ha deciso di partecipare proprio perché in prima linea nella nostra amministrazione, fin dall'inizio, nella lotta alle mafie e alla criminalità. Quindi oggi siamo qui in attesa dei bambini delle scuole del primo ciclo, appunto della scuola primaria, quindi delle classi prime, seconde e terze. Sono state coinvolte in questo progetto la scuola Aldopeno, la scuola di Briacco, la scuola di Salto e la scuola La Clochette. Nel mese di dicembre abbiamo svolto alcuni incontri con tutti i ragazzi delle scuole e le forze armate, intese in questo caso nei carabinieri, quindi i carabinieri della stazione di Quarnier, con la presenza sempre del capitano del comando dei carabinieri di Ivrea e con la polizia municipale rappresentata dal comandante Linuccio Amore. Ecco, dopo questi incontri in cui i carabinieri e la polizia municipale hanno spiegato qual è il loro lavoro e soprattutto i motivi che li hanno spinti a indossare la divisa, i ragazzi hanno fatto insieme alle loro insegnanti, che ringraziamo di cuore, insieme alla dirigente, tutta una serie di elaborati che potete vedere qui accanto a me. Ci sono dei meravigliosi disegni, hanno fatto una tela con il maestro Carvelli, hanno fatto delle poesie, degli scritti, dei libricini, insomma hanno veramente lavorato tanto pur nel poco tempo a loro disposizione. Noi come comune, grazie appunto al contributo finanziario ricevuto da Regione Piemonte, abbiamo potuto fornire tutto il materiale che poi loro hanno utilizzato per preparare questi elaborati. E quindi oggi ci troviamo qua proprio per dire grazie alle nostre forze armate, grazie per tutto quello che loro fanno quotidianamente nella lotta alle mafie, nella lotta alla criminalità e per il mantenimento della nostra sicurezza. Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Quarnier, i bambini delle scuole primarie sono stati coinvolti in questo progetto, che cosa hanno fatto? Beh, come potrete osservare dai cartelloni esposti, hanno innanzitutto tanto riflettuto sull'importanza di questo progetto. Gratitudine, quindi il termine gratitudine che soprattutto i più piccoli non conoscevano, e tra l'altro apro una parentesi, gratitudine che io voglio esprimere a tutte le componenti presenti qua oggi, l'amministrazione comunale, la comandante dei vigili Linuccio Amore e soprattutto il corpo dei carabinieri che nonostante tutto ha trovato il tempo per dedicare a questa scuola uno spazio importante. E quindi i bambini hanno riflettuto, c'è stato un momento molto importante nel mese di dicembre in cui il maresciallo dei carabinieri della stazione di Ivrea e il corpo dei carabinieri di Quarnier e la comandante hanno lavorato con i ragazzini sui valori, i valori che purtroppo dovrebbero darsi per scontati ma che in una società acentrica come la nostra sono venuti un po' meno. Ecco che poi nella realizzazione troviamo dei testi di bambini, delle riflessioni, delle immagini e quindi hanno espresso questi valori e questi concetti con vari stili comunicativi. Quindi si chiude oggi un po' il cerchio di questa collaborazione che c'è stata sia con l'amministrazione comunale che con i carabinieri. Esatto, sì, è la conclusione veramente di un lavoro approfondito che i bambini hanno portato avanti con le loro insegnanti. Assessore Marrone, una giornata importante qua a Quarnier, istituita proprio dalla Regione Piemonte. Sì, l'abbiamo istituita con legge regionale, la prima regione a istituire una giornata della gratitudine alle forze dell'ordine proprio nell'anniversario dell'arresto di Matteo Messina Denaro, per ricordare le importanti vittorie che le forze dell'ordine, i magistrati, lo Stato riportano contro le mafie. È giusto farlo soprattutto con i più piccoli, con le nuove generazioni, ed è giusto farlo in quei territori che più vivono il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. È un messaggio molto chiaro alla nostra comunità di stare tutti uniti dalla stessa parte, dalla parte della giustizia, della legalità, ma anche un segnale alle organizzazioni criminali che non c'è spazio di ambiguità e non smetteremo mai di contrastarle finché non avremo cancellato ogni forma di infiltrazione nelle nostre comunità. Un momento anche importante per i bambini che imparano il senso di gratitudine soprattutto verso le forze dell'ordine che quotidianamente sono impegnati sul territorio.
imparano soprattutto qual è la parte giusta, imparano quali sono i nostri eroi. I nostri eroi sono quelle persone in divisa che rischiano la vita, spesso per degli stipendi anche piuttosto bassi, e in un periodo in cui le trasmissioni, le serie TV invece sembrano quasi insegnare che siano i gangster quelli da imitare, invece noi come istituzione vogliamo lanciare un messaggio positivo.